Economicamente, un'altra puntata di Economicamente per affrontare le tematiche che viviamo tutti i giorni calpestando il marciapiede dell'economia. Quindi sono puntate divulgative ma anche fatte di sangue e sudore degli imprenditori. Abbiamo avuto ospiti professori, abbiamo avuto ospiti docenti, abbiamo avuto ospiti di tutti i settori, ma come è nostro stile ascoltiamo anche la voce degli imprenditori, ascoltiamo anche la voce di chi tutti i giorni combatte per se stesso, per i collaboratori con cui porta avanti il suo business. Ho il piacere di avere qui, accolgo con grande gioia, l'amica, se posso dirlo, Barbara Bett. Ciao Maurizio. Eccola qua, la Barbara. È un'amica, grazie di avermi ospitato qui. Ma no, è un piacere, un onore averti qua. È un'amica di vecchia data di Restart, altro format di Maurizio Poli e Giuseppe Mendelli, Restartor della crisi Passa Italiano, e oggi è qua in veste di, ci ha dato una mano a partire con i nostri piccoli format, ci ha dato anche dei consigli, ma è qua in veste di dinamica imprenditrice. Esatto. Dinamica imprenditrice in quel di? Verona. Verona. Verona, noi siamo sul canale Sky 810 in streaming su www.tv.eu, quindi ci potrete vedere ovunque, poi tanto sui social, in streaming sulla pagina Facebook della TV Well TV, ma poi condivideremo sulle mie e le tue pagine questa puntata. Sì, assolutamente. Vuole essere una puntata di consapevolezza di quello che sta succedendo. Qualche piccola nota di positività la vogliamo sempre dare, ma la realtà a volte bussa alla porta. Barbara, in che ramo sei di attività imprenditoriale? E so che sei nel ramo così, ristorazione, diciamo. Diciamo così, food. Food. Allora, tu mi vedi sempre col sorriso, lo sai, no? Meno male. Il sorrido, però in realtà i problemi ci sono e stanno anche diventando piuttosto grandi. Quanti ristoranti hai a Verona? Ho 4 ristoranti. 4 ristoranti sparsi per Verona? In centro Verona, sì, sì. Diciamo come si chiamano, uno, come si chiamano? Allora, il ristorante Duskei. Duskei. Io i nomi li lascio sempre, questo è storico. Quindi bene. Nomi, acquisto e lascio gli stessi nomi storici. L'osteria Il Bertoldo, l'osteria Due Mori e la pizzeria in Piazza Erbe. Praticamente hai circondato Verona della tua attività. Sì, un servizio. Più o meno sì, dai. Chissà se ho io non avrei finito di investire perché amo aiutare gli altri, amo dare da lavorare e che a chi do a lavorare diventa la mia famiglia. Però i tempi di oggi sono piuttosto complicati, di carestia, diciamo così. Se io la descriverei secondo i capitoli della Bibbia, questo sarebbe il periodo di abbastanza di carestia per noi. 7 anni di vacche grasse, 7 anni di vacche magre. Quanti collaboratori hai? 50. 50? 50 4 ristoranti, 50 famiglie, 50 collaboratori. E posso dirti una cosa, non ho problemi di personale. Ma tutti dicono che hanno problemi personali. Perché li pago bene, perché li tratto bene, perché sono loro la mia fortuna e io li apprezzo tantissimo. E quando i ragazzi vengono incoraggiati e vengono pagati bene e non si sentono sfruttati, tra virgolette, perché non siamo tutti uguali, allora loro rendono bene. Se l'imprenditore capisce che la sua fortuna è grazie alla resa dei suoi collaboratori, forse le cose cominciano un po' a cambiare. Però ho sentito, non vorrei essere... Però ho sentito questo problema e soprattutto risentito al sud più che al nord. No, e dico, di questo mi dispiace molto. Ti dico purtroppo che vedo anche qui su Brescia parecchi annunci di pizzerie, di locali, di trattorie rinomate che sono in difficoltà. Cercano cuochi, aiuti cuochi, cercano pizzaioli, cercano camerieri. Ma sai perché nasce adesso, perché nessuno trova adesso? Perché si è sparsa la voce che il ristoratore paga poco. Non è assolutamente vero. Intanto non siamo tutti uguali. Zero. Secondo, non è assolutamente vero. Si è sparsa una voce da là fino a qua, ma sono cose diverse. Ci sono persone diverse, ci sono persone come me e altri miei colleghi che apprezzano e ammirano chi lavora per loro e lo ricompensano giustamente. Non siamo tutti uguali, ragazzi. Dovete provare, dovete uscire dagli schemi, dal pettegolezzo e provare la vita reale. Potete anche provare a parlare perché potete andare a parlare. No, questo stipendio non mi sta bene, andate da un'altra parte. Vi potete proporre quanto valete, lo dimostrate e sarete sicuramente ricompensati. Non ci credo che una persona che vale sul lavoro viene sottopagata. Se fosse così, è vero, potete stare a casa e andarvi a cercare di meglio. Però non smettete di cercare, non smettete di provare. Questo è il mio consiglio. Questa è una bellissima nota di positività per tutti quelli che cercano nel settore di ristorazione, perché
È vero, anche la parola cameriere in italiano è sminuito. È sminuito. Servire. Sì, sì, sì. La parola servire invece è un grande professionista che fa la trade union tra lo chef e il cliente. E quello che ma dà. Chi ha sminuito il settore, Maurizio? Chi fa questo lavoro per passatempo? Cioè, tipo, non so cosa fare, ho finito gli studi, faccio il cameriere. Va benissimo, però non puoi paragonarti a un cameriere professionista che lo fa per passione e perché ha studiato tanto per farlo. Ok? Quindi le persone che magari lo fanno per passatempo sminuiscono questo lavoro. Il problema è solamente questa base qua di partenza. Che poi, detto sinceramente, Brescia, Verona, faccio il cameriere a Verona, col turismo che c'è internazionale. Non è cameriere. No, perché per me è il mio venditore. Brava. Io dico sempre, ragazzi, voi siete i miei venditori del locale, non siete dei portapiatti, ok? Siete dei venditori, dovete vendere il mio locale, dovete vendere la nostra immagine. L'accoglienza. L'accoglienza soprattutto, poi i nostri prodotti tipici che sono... Veneto e Lombardia ha dei prodotti tipici meravigliosi, a partire dal vino, dai formaggi, dai salumi. La stagionalità. La stagionalità, quindi se... Però vedi, sempre parte dalla passione che ci metti in questo lavoro. Se lo fai per passatempo, perché dici ok, faccio il cameriere quest'estate... Non lo fai con passione, lo fai per quei soldi che ti danno, giustamente. Però quando un imprenditore si trova davanti a un ragazzo che vuole passare il tempo, è normale che siccome non siamo nei periodi di come si dice? Vacche grasse. Di vacche grasse, è normale che uno fa anche i suoi conti. Dice pago un portapiatti, pago un cameriere professionista, non per sminuire. Però nella realtà ci sono anche in questo settore diverse posizioni, capisci? Non si può pagare tutti uguali, c'è chi paga l'esperienza e chi paga non la non esperienza. Facciamo anche un esempio pratico, un cameriere esperto e viene affiancato magari da un neofita, uno che inizia. Esatto, magari che intanto, non so, fa il comì di sala, l'aiuta nell'apparecchiare, nello sparecchiare, nel magari prendere un ordine del dolce, insomma... Queste persone qui magari sono sotto il giusto, cameriere di sala. Giusto. Poi c'è il cameriere di sala. Da me un cameriere di sala prende 1.800 euro, quasi 2.000 euro con mance e tutto quanto che ci va dietro. È straordinario. Quindi non prende poco. Però io sono contenta di pagarlo perché i risultati li vedo. Ricordiamoci, 100 euro a un imprenditore fa poca differenza, ma fa tanta differenza a chi li prende e anche nel risultato. Quindi noi non siamo contrari a pagare qualcosa in più se la persona vale. Questo che sta dicendo la Barbara è importantissimo. L'imprenditore ce l'ha nella parola, impresa, intraprendere i rischi, tutto quello che è connesso, ma per fare, generare reddito, che ricade sul territorio, perché alla fine ricade sul territorio. Certo. Hai 50 collaboratori, ma quanti fornitori hai? 24 fornitori, che a loro volta hanno collaboratori. Ma a loro volta, questa, quando uno critica l'imprenditore della ristorazione, io mi domando, voi sapete cosa c'è dietro? C'è dietro un sacco di famiglie, non ci sono solo io che faccio due conti in casa, c'è il mio cameriere, il mio responsabile, il mio cuoco che ha dietro una famiglia, la quale ordina al fornitore che ha dietro una famiglia, la quale dà a lavorare al suo imprenditore, al suo dipendente, al suo magazziniere, c'è tutta una filiera e arriviamo fino a quegli ospiti che abbiamo a Restart, che hanno le uova, che hanno i formaggi, che hanno l'olio, è tutto un indotto, quindi criticare noi significa criticare un indotto, non venire a mangiare, non venire a lavorare perché siamo criticati da quando c'è il Covid, significa non alimentare un settore che ha milioni di famiglie alle spalle, non siamo tutti uguali, ci sono le persone oneste come me, ok, che non tenta assolutamente di farla furba, faccio questo lavoro perché lo amo, e quindi voglio andare avanti onestamente, solo che non mi è permesso ultimamente, perché? Perché arrivo a punti di decidere quando cosa devo fare, pagare gli affitti, pagare il personale, quando mi arrivano bollette da 7, 8, 12 mila euro. Fermi tutti, cosa vuol dire questa cosa qui? Scusami, guarda, imprenditrice, eccetera, lo sappiamo, l'aumento delle materie prime, che pagherai di più le materie prime. Ma è aumentato tutto, è aumentato tutto tranne i miei listini, perché io non me la sento di far pagare un piatto di pasta 16 euro, a meno che non sia con l'astice o l'aragosta, non me la sento, però se vedessero le fatture che pago io delle materie prime, è spaventoso, E torniamo alla cosa spaventosa che hai detto, è il costo dell'energia che per i tuoi ristoranti. Da mi dicevi nel backstage,
di 1.500 euro che pagavo per un ristorante, uno, ne hai quattro, siamo arrivati a 7.900 euro per il gas, una bolletta da 5.600 euro della corrente elettrica per un locale. Io ho un locale da 30 posti, può fatturare mai 100.000 euro al mese? No! Come faccio a sostenere costi per 12, 13, 15 mila euro al mese di bollette? Non lo sostiene il ristorante un costo così alto, quando prima in totale pagavo 2.000, 2.500 euro. Non mi possono dire che è la guerra, che è questo, che è quell'altro, perché non ci credo, non può essere possibile. E poi arriva un punto che devo fare un mutuo per pagare le bollette oppure decidere se pagare i dipendenti, l'affitto, il fornitore, non posso, io sono veramente preoccupata di questa situazione, perché prima avevamo il Covid, Maurizio. Sei sopravvissuta al Covid? E sopravvivo al Covid con i miei risparmi, poi arrivano a questi con i miei risparmi, cioè io sono giovane, non è che ho 500 milioni di risparmi in giro, e poi dicono dovete essere onesti, ci prendono ormai per tutto, sai, noi ristoratori, evasori, tutte le parole del mondo, che non è assolutamente vero, vorrei vedere chi fa tutto in regola, questo lo vorrei sempre dire. Io lo faccio perché ho bisogno dei fatturati, perché altrimenti queste bollette qui non posso neanche farmi un prestito per pagarle. Beh, capisci? Questo non è un problema solo di Barbara Bette e dei suoi ristoranti di Verona. Se prendessi qualsiasi ristoratore di Brescia, di Palermo, di Bari, della Toscana, tutti mi ripeterebbero le stesse identiche cose. Cioè, è un problema reale. Trasportate questo problema in un'acciaieria. Trasportate questo problema a chi fa i pannelli. Dice, ma cosa stai dicendo? I pannelli delle vostre cucine e dei vostri mobili vengono fatti con il gas. È una tecnologia. Quindi anche loro, pensate... Le acciaierie, cioè, tutto pensate quanto. Tutto l'indotto dell'energia che muove il nostro mondo. Pensiamo alle nostre famiglie, pensiamo agli artigiani. Questo momento di economicamente... che mette il dito in un momento delicatissimo in cui ci sono confronti, sì, tra imprenditori, governo, il patto che se ne parla, ma gli aiuti devono arrivare alla catena giù e sul controllo, su un tetto dei prezzi di questa energia, perché senza un tetto dell'energia rischiamo che la Barbara... Non ha un tetto sopra la testa. Ecco, questa è bella Barbara. No. Ma, Maurizio, non è questo. Io non voglio gli aiuti dello Stato. Io voglio che lo Stato, prima che tutto questo succeda, ponga un rimedio. Perché io non voglio i 15, 400 euro, i 10.000 euro che mi manda lo Stato. Ma non li voglio i bonus, io non voglio pagarla questa roba qua. Quindi a priori, quando lo Stato sa che ci sarà un'emergenza, perché hanno i loro piani, quindi lo sanno, a priori dovrebbe già... aver agito, avere una soluzione per chi dà da mangiare alla gente, capite? Perché tu dai lavoro. Esatto. Anche perché tu vorresti comprare un altro ristorante. Ma adesso come faccio? Io amo aiutare, dare posti di lavoro alle persone. Il problema è che non me lo permettono più. Come faccio io a permettermi una roba del genere? Io pago 80% del mio incasso, lo do allo Stato. Ho il socio più grande dell'universo e non mi dà niente in cambio assolutamente, almeno un socio momento, paga alcune cose. Esatto, in questo momento qua il socio non c'è. Non c'è e devo dargli l'80%, ragazzi, è difficile. Torniamo a parlare però, è vero, non volevo fermarti perché questa è la realtà che viviamo, realtà divulgativa anche di economicamente, cruda, sì, è cruda, ma questa è la realtà che viviamo. Quindi dal punto di vista educatore e consulente finanziario, apriamo anche queste porte, apriamo anche queste finestre, diamo voce anche nel nostro format anche a questi imprenditori che lottano tutti i giorni. Però Barbara, voglio così una piccola nota positiva, no, voglio tirare fuori, ci torneremo, perché ci torniamo. Qual è un piatto tipico che sta andando in questo periodo nei tuoi ristoranti? Cosa stai proponendo? Allora, siccome ho vari ristoranti, ho anche una varietà di piatti differenti. Esatto, però... In un ristorante va tantissimo il pesce, è estate... Quindi crudite, il pesce... In quale ristorante dei tuoi? L'Osteria 2 Bertoldo. Bertoldo? Va di moda ancora, pensate, col caldo, il risotto alla marrone. Davvero? Col caldo, ma lo mangiano molto. Il risotto alla marrone è tipico di Verona, è del veronese, Veneto. Sì. Bellissimo, sì, sì, una cosa bellissima. Però anche molti formaggi lombardi, non disegno molto... Cioè, nel senso, ci sono questi formaggi lombardi, sono lombardi, il Franciacorta accompagnato con... Io lo amo, lo adoro e quindi... ha detto che ha fame la regia. No, diciamo che è per me è molto importante usare i prodotti naturalmente veneti e locali, però non disdegno di usare anche prodotti
lombardi, perché comunque abbiamo un ottimo vino, cioè Franciacorta è eccezionale. Ci si parla al Lago di Garda, insomma, dai. Ci si parla al Lago di Garda, ma i prodotti buonissimi sono anche qua, tantissime aziende agricole anche che ho conosciuto durante la tua trasmissione, di formaggi, però, di cose. Tesoro, dai lavoro anche a tanta gente che fa il chilometro zero. Esatto, sì, lavoro tanto con le verdure a chilometro zero, vengono dal mercato, quindi cerco di restare ancora sull'ambito, tra virgolette, casalingo, se si può. Ma certo. Perché sono locali ancora ristretti, piccolini, quindi riesco a gestire ancora in questo modo. Mentre magari al ristorante Duskei va di moda la crudité, il pesce. Ma sì, esatto. Ci sta. La regia dice porto la mia ragazza adesso a mangiare. Assolutamente. Ma io vi aspetto volentieri, guarda, ho tantissimi clienti qua di Brescia. È un ragazzo siciliano. Di Senzano. Devi sapere che in Sicilia c'è tutto il mondo della gastronomia in Sicilia. E beh, i ricci io li amo, per esempio. Basta con me. Non la faccio, mi sbaglio, ragazzi. Cioè, io. Se vuoi, voglio far notare l'energia positiva che ci mette la Barbara solo a descrivere il suo lavoro, solo a descrivere il sorriso in modo naturale. Lo amo. E dà questa energia positiva a tutti, nonostante le bollette da 12.000 euro per un locale solo. Io sorrido, ma non dovrei sorridere. 12.000 euro. No, ma ti ripeto, sorridiamo perché a volte. Cosa è incredibile. Fai? Cioè, non ci credi, allora dici, vabbè, io ci rido su, ma non perché prendo in giro la situazione, perché è una situazione da incredulità. Ma scusa, appunto. Scusa, 12.000 euro, ma potrai rateizzarli, no? Ma guarda, in 5 rate mi hanno risposto alla GSM, allora io voglio dire, questo mese faccio 5 rate, se il mese prossimo mi arriva ancora, faccio 5 rate, pian piano ho un mutuo dove non mi sto comprando casa. Ok, mi compro la GSM a questo punto qui. Esatto, dice, divento socio. Divento socio perché faccio prima. Io credo invece che in questo periodo qui le aziende che distribuiscono energia sul territorio e il gas dovrebbero trovare soluzioni un po' più ampie per gli imprenditori che non corrispondono a quelle che danno i privati. Certo. Le solite 5 rate, 3 rate. Ma che siano molto più ampie, magari prive degli interessi. Insomma, agli imprenditori, o andate incontro o non andate incontro. Se volete andare incontro, allora date delle soluzioni credibili, perché noi, ripeto, abbiamo delle famiglie, siamo responsabili di famiglie, dobbiamo dare da vivere agli altri. Ma poi, Barbara, molto crudamente, dal punto di vista economico, se tu chiudi 4 ristoranti tuoi, 50 persone a casa, ma anche, e tutta la filiera che c'è dietro. Ma non sei l'unica che chiuderà a Verona o Brescia, c'è tutta la filiera, anche i tuoi colleghi chiuderanno. E anche chi incassa queste bollette non c'ha più questa incassa. Se la prende. No, adesso siamo in diretta, non possiamo dire questa tecnica. Voleva se la prende, ho detto. Voleva parlare. Se la prende, si arrabbia. No, se la prende. Per un attimo, pensavo se che parlavi francese, sai che qui. No, se la prende. Meno male. Il francese lo capiamo tutti, dice la regia, però, quindi, allora poi hai in Piazza delle Erbe anche il bellissimo locale dove sono stato, sì. Che è pizzeria, quindi è più turistico, accoglie turisti. Anche turisti, cioè quest'anno ne mancano tantissimi. Ne mancano? Stanno arrivando, ma sono lenti, un bel turismo, però lento, è spaventato, cioè perché poi anche tutte queste notizie... che magari uno non va magari sempre a informarsi, le sente un po' in TV, terrorizzano. E quando una persona è terrorizzata, dice, beh, io per non sapere cosa spendere e mangiare, sto a casa, faccio la spesa. E... Però a sto punto, guarda, che mangiare a casa, mangiare al ristorante è diventata la stessa cosa. Cioè, è diventata, quasi spendi meno al ristorante perché io il menù a pranzo a 7-12 euro a casa non ti basta. Non ti fanno fare neanche i piatti. Cioè, quindi, quello che voglio dire io vorrei che la gente tornasse... andare nei locali e vederli come un luogo di ritrovo per stare di serenità bene. Con la famiglia, venuta, di serenità, con un compleanno, un compagno, una riunione con gli amici, amiche. Con le amiche. E non essere spaventato dai prezzi, perché non siamo persone che non capiscono niente della vita, anzi forse lo sappiamo più di tutti. Però vedi che i prezzi, se vengo nel tuo locale, ce ne ho 4, vengo a mangiare un buon risotto alla marone, so. Se esatto, vengo a mangiare le crudité, certo. Le crudité, se voglio la roba fresca, so. Però non sono prezzi inaccessibili, ancora sono prezzi accessibili, perché io non ho voluto fare dei locali con prezzi che non sono accessibili. Abbiamo ancora qualche non minuto. Mi sento una Michelin, non me ne frega niente di queste cose qua, io sono genuina, prodotti genuini del territorio, punto e basta. Però vedete quello che sta dicendo la Barbara, è che le crudité non sono arrivate al suo locale così piovute dal cielo, c'è no. Un peschereccio che è uscito. Esatto. Però i peschereci, ci ricordiamo, che hanno protestato anche loro perché uscire in mare gli costava 1.000 euro, adesso ci sono 5.000, 7.000 euro sì. Per una giornata di uscita. Dici, io con 7.000 euro da bere al mio
peschereccio, da lavoro ai miei marinai, non, con quel pescato non mi pago neanche i costi. No, esatto. E quindi io poi lascio, cioè, lascio fermo il peschereccio. Quindi aumentano i costi a me, io li devo aumentare al cliente, il cliente dice pago tanto, mangio a casa, ma alla fine se vai al supermercato li paghi uguali, cioè nel senso non è che certo. Aumentano solo per me, aumentano per tutti, vero? Certo, quindi la filiera non è solo quello, com'è arrivato il pesce fresco da te? Chi c'è dietro che lavora? Io credo che tante persone non capiscono cosa sia la parola rivendita. Vero. Se io compro a 5 euro non te lo posso dare a 5 euro, neanche a 6 euro, primo perché ho l'IVA, poi perché ho le tasse, poi perché ho tutto quello che è il costo del locale, del personale. Il tuo piccolo eccetera. Guadagno ci deve essere? Ci deve essere il mio piccolo guadagno, quindi non te lo posso regalare, questo è chiaro, no? Se la che lo apro a fare, dice la regia, esatto, no? Esatto. La cioè, parola imprenditore che ho messo esatto. Nel sottopancia della Barbara, togliamolo, dice no, beneficenza. Infatti, però, se le persone capissero la parola rivendita, cioè io apro per rivendere un prodotto che compro, lo devo rivendere guadagnandoci, perché se te lo regalo, allora non sto facendo assolutamente nulla. Sono una cosa di Barbara, che nel suo ancora grande, fa beneficenza la Barbara. Sì, molto. Lei lo fa in silenzio. Lo fa con azioni concrete, anche con i suoi ristoranti, lei sa dove portare i suoi denaro e quindi gli imprenditori, si parla di società benefit, si parla di sostenibilità, ne abbiamo parlato con Giusy qua, ma lei lo sta facendo concretamente. Aiuto sia all'estero, in Africa, ma anche in Italia, nelle case famiglia, perché soprattutto in Italia c'è bisogno di queste case famiglia dove i comuni, anche qui ci sarà un capitolo aperto, non contribuiscono sempre economicamente molto bene a far tenere questi bambini, insomma, questi si bambini. Offre volontario. Quindi nel tuo territorio la ricaduta c'è. Sì, sì. Quindi ricordiamoci, se l'imprenditore guadagna, ricade sul territorio, ma anche tutto, con il settore. Ma tutto, ma magari posso offrire una bottiglia in più anche al cliente, lo posso far felice, invece così mi sento con le mani legate, perché io sono veramente preoccupata, Maurizio. Lo sono so. Preoccupata per il mese prossimo, per settembre, per ottobre, perché... io pensavo le bollette durano uno o due mesi, incidenza della guerra eccetera, invece sto cominciando a capire che è tutta una cavolata, che queste dureranno veramente molto di più e dico, possibile che siamo nel 2022 e non riesco a trovare un modo per essere autonoma nel gas e nella luce? Oppure non vogliono che diventiamo autonomi in questo senso? Questo è un tema molto particolare, ne parleremo anche con dei professori universitari, farò loro questa domanda che trattano... Invita qualcuno del fotovoltaico, fammi capire anche a me che ti seguo se posso rendermi autonoma in questo senso. Volentieri Barbara, è un tema molto interessante, l'autonomia energetica, le comunità energetiche che c'è, la Regione Lombardia ha fatto partire una legge specifica, stiamo aspettando lo Stato che faccia partire un progetto delle comunità energetiche, che è quello che stai chiedendo tu. C'è, dobbiamo applicarlo, dobbiamo spingere di più su questo qui, semplificare le norme, non tante burocrazie, i controlli vanno fatti, ma dopo, se l'imprenditore vuole fare l'impianto fotovoltaico a Verona e lo fermano perché il riflesso del pannello fotovoltaico potrebbe colpire a 10.000 metri l'aereo, è una notizia dei giornali. L'imprenditore vero, non lo mette. Non lo mette. Non lo mette. Quindi. Non me ne intendo molto, però se tu farai una trasmissione con questa cosa ti seguirò sicuramente perché ho voglia di approfondire questo discorso. Potete trovare la Barbara su tutti i suoi social, Facebook. Instagram, BarbaraBet1. Uno. Poi c'ho tutti i ristoranti comunque su Facebook, è privato, quindi non lo do. Do soltanto Instagram, che lì allora pubblico le ricette, vi divertite un po' con la mia vita, un po' con le mie storie quindi, e un po' anche con i miei. Collegherò la mia pagina personale Uomo che Cucina alla Barbara, perché ho la pagina su Facebook Uomo che Cucina, perché mi diverto a fare queste cose, non professionalmente come la Barbara, ma non comunque mangia. Non comunque mangia, sì, si vede, però ho iniziato anche un percorso di consapevolezza, regia, sappilo, però tornando alla Barbara, Barbara Bette su Instagram, troverete la sua dinamicità, andate a trovarla, andate a mangiare da lei, andate a mangiare nei ristoranti dove siete, date io lavoro. Io vi aspetto e qualsiasi persona dice che ha visto questa puntata, sorpresa, gli offro due calici di bel prosecco. Oh, andiamo, dice, Maurizio, chiudi. È una bella in tre, più bello di così è un regalo che faccio a... Chiudi la puntata e portiamo il regista. Maurizio. Portiamo il regista a mangiare che dice, io non ce la faccio più, dice. La Francia morta, crudi te.
Allora ringraziamo tanto Barbara del tuo piccolo flash che ci hai dato, seguitela perché avrà altre trasmissioni televisive, seguitela sui social perché dà molto alle, sì, alle come, persone. Come sai sono stata anche su Rete 4 proprio a parlare di questa esatto, cosa, no? Lo so, ma io ti seguo anche perché dai dinamicità, sei un'imprenditrice che dà energia. È questo che ci serve, positività nonostante i problemi. Esatto, io vorrei dare molto di più perché sono giovane, ma non me lo permettono. Barbara, dobbiamo chiudere, un tuo pensiero. Grazie Barbara di essere stata qui economicamente. Grazie a tutti. Grazie regia, alla prossima puntata di Economicamente.